Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Veniamo anche alla situazione della politica italiana. Naturalmente lei fa parte di un partito politico che è di fatto contrario al continuo invio di armi, no? Sì, contrario al continuo invio di armi, all'invio delle armi. Siamo stati contrari dall'inizio. Temo che quello che sta accadendo confermi, se non le ragioni di quella scelta, almeno le ragioni parziali, cioè le ragioni di chi ha provato a dire fin dall'inizio che l'invio delle armi si è tramutato molto presto in una specie di coperta di Linus, no? Un modo per nascondere la fragilità, l'incapacità, chi lo sa, di mettere in campo in modo altrettanto deciso, almeno altrettanto deciso, una iniziativa diplomatica. In queste ore, ogni tanto nella discussione torna il tema della necessità di inviare le armi come strumento utile a costruire un equilibrio sul campo che sia la base di partenza per riaprire una trattativa. Il punto è che quale sia questo equilibrio e dunque quando questa base di partenza si paleserà, quando si riapriranno le trattative, non ce lo dice nessuno. Putin ovviamente fa il suo gioco e continua ad investire sull'offensiva militare, sull'aggressione all'Ucraina, utilizza ogni argomento per giustificare la sua vocazione imperiale e appunto di aggressione. Io penso che occorrerebbe da parte nostra, del nostro paese, dell'Europa, un'iniziativa diplomatica più decisa. Faccio un esempio così ci capiamo. L'Italia ha ad un certo punto messo in campo, prodotto un piano, un'ipotesi di piano di pace. Quel piano non si è mai capito se fosse il piano del governo, non è mai stato discusso in Parlamento, non si è mai capito. Nessuno l'ha se mai il nostro visto. Paese ave... Esattamente. Piano di Di Maio, allora, io... tanto per. Sì, però Di Maio non è passante. Di Maio, cioè, è il ministro degli esteri. Certo. Quel piano sarà stato elaborato, immagino, dagli uffici della Farnesina, non sarà messo Di Maio a scriverlo di pugno suo, come è normale che sia adesso. Io penso che un grande paese europeo, del G7, che l'Europa tutta insieme dovrebbe fare questo, dovrebbe avanzare una proposta, stanare Putin, metterlo nell'angolo, dimostrare anche attraverso questo tipo di iniziativa il livello di strumentalità che le argomentazioni di Putin ripropongono quotidianamente, ma costringere in questo modo tutti, Putin in primis perché è l'aggressore, ma anche gli ucraini e Zelensky, alla discussione sulla concreta possibilità di avere una ipotesi di pace. Perché qui c'è un punto molto semplice: se il tema è che non esiste possibilità di diplomazia fuori dalla dimensione della vittoria, vale per Putin, che a quel punto non si capisce, deve arrivare a Kiev, che cosa deve fare per vincere, e vale per Zelensky, però, che cos'è la vittoria dell'Ucraina? Mandare via ogni soldato russo da tutti i confini ucraini, fino in fondo anche da dove stava prima, e arrivare dentro il territorio russo. Cioè, quello che segnalo è che anche nella discussione di chi ha una posizione diversa dalla mia, io mi confronto perché non pretendo di avere ragione, siamo di fronte a una terribile tragedia e credo che bisogna affrontarla con serietà, ma quello che colpisce è che alla parola diplomazia, pace, sempre più si sostituiscono parole il cui senso però è sconosciuto, cioè la parola vittoria, perché c'è poco da fare. Io penso che sul campo, sul piano militare, nessuno possa pensare di vincere questa guerra, non la vincerà Putin, ma nessuno può pensare di vincerla contro la Russia di Putin, anche considerando che la Russia di Putin è un paese che oggi esprime nel mondo la prima, la seconda potenza nucleare, fate voi, in termini di numero di bombe forse la prima, forse di potenza e di efficacia la seconda, ma come si capisce bene, entrambe, diciamo, queste condizioni rendono piuttosto improbabile che la dimensione della vittoria, almeno in forma del tutto indefinita, si possa produrre. Allora, ci ha raggiunto anche Gennaro Migliore.